Allora, questo è il bordello in cui lavoro quasi abitualmente, se non fosse che ho tutto scollegato perché mobili e attrezzatura cominciano a essere impacchettati perché a inizio giugno dovrei finire di verniciare lo studio e tutti i lavori che sto facendo. Chi segue un po' su Instagram, un po' sugli shorts di YouTube o nei post di YouTube sa che è un lavorone. Comunque, di cosa parliamo oggi? Delle possibili applicazioni che possiamo fare dell'auto tracking in Final Cut. Io faccio vedere quattro esempi, uno riguardante i titoli, l'altro riguardante l'applicazione di effetti, la color grading localizzata e ancora andiamo a vedere come applicare un logo, ad esempio nel caso specifico su un pulmino, ma possiamo farlo su qualsiasi altra cosa. In più, avevo preso questo discorso già in un altro video, avevo iniziato a parlarne, era andato benissimo, 2000 passa views in poco tempo, numeri altissimi per me, compresi like 250, roba che non ho mai visto, e avevo promesso una parte 2. Questa non so se sia la parte 2, perché non l'ho mai fatta per cause di lavoro. Comunque, un'altra cosa da aggiungere è che il tracking ha dei metodi di analisi che sono differenti e si usano in base a diverse situazioni. Se volete un video dedicato, molto breve, in cui però vi spiego le differenze quando utilizzare questi metodi di analisi per il tracking, lasciate un mi piace qua sotto il video e anche un commento, scrivete quello che volete, pure banana, per me va benissimo, ma fatemi capire se volete un video dedicato, così entriamo ancora più nel dettaglio, perché molte volte il tracking in automatico non funziona in tutte le situazioni in cui ci troviamo. Cominciamo con il video, se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e tutte le solite cose che non fate quasi mai, salvo i più bravi. A dopo! Dunque, la prima applicazione che possiamo fare del nostro tracking automatico in Final Cut è quella della color grading. Quindi eseguiremo una color grading localizzata. Vedremo i passaggi che sono davvero, davvero semplici, quindi non demoralizzatevi. Innanzitutto selezioniamo la nostra clip. Il nostro intento è quello di tracciare il percorso che esegue questa barca. Spostiamoci a destra nell'inspector e di fianco alla voce trackers, che comparirà in automatico, se non la vedete scorrete in basso perché magari avete semplicemente la finestra dell'inspector ridotta. Di fianco alla voce trackers premiamo con il click del mouse sopra il simbolo del più. Aggiungeremo quindi la griglia di tracciamento alla nostra clip. Questa griglia è facilmente gestibile perché abbiamo dei cursori che ci aiuteranno a ridimensionarla per andarla ad adattare al nostro soggetto. Poi abbiamo il cursore che serve per arrotondarne i bordi e ancora abbiamo il cursore, questo centrale, che serve per andare ad inclinarla qualora ci servisse. Andiamo a circoscrivere l'area del tracking il meglio possibile perché non perda il tracciamento durante l'analisi e che perché segua sempre la barca. Ora che abbiamo adattato la nostra griglia alla barca, nella speranza che tenga il focus, andiamo a cliccare su Analyze in alto a sinistra, perché ci affideremo a Final Cut che eseguirà in tempo reale il tracciamento. Quindi farà riprodurre la clip verso l'avanti e verso indietro per andare a tracciare il movimento della nostra barca. Sarà abbastanza veloce e anche molto preciso rispetto ad altri plugin, sempre di tracciamento, che fanno la stessa cosa, ma magari costano anche 90, 100 euro, 200 euro. Questo perché è ovviamente una funzionalità integrata. Ha sicuramente dei limiti per alcune situazioni, ma funziona davvero bene. Ora ha finito il tracciamento. Per vedere come la griglia segue la nostra barca, basta scorrere con la testina di riproduzione sulla timeline, ok? Vediamo che non si discosta mai. Si sposta leggermente, ma rimane sempre incentrata sulla barca. Un consiglio che vi do nel caso abbiamo più tracking all'interno dello stesso progetto è spostarci in basso, fare doppio clic su Object Track e rinominare il nostro tracciamento, per esempio con barca, e poi premiamo invio. Così abbiamo ben chiaro di cosa si stia occupando questo tracciamento che abbiamo inserito nel caso ne aggiungessimo altri in futuro. Facciamo clic su Done in alto a destra, sopra l'anteprima del video, per confermare le modifiche. Ora, quello che voglio fare è aggiungere una color grading localizzata. Quindi mi spiego meglio, mi sposterò nel reparto del colore, in alto a destra, su questo triangolino, ovviamente. Poi, dove abbiamo No Correction, andiamo ad aggiungere le ruote di colore. In questo caso andrò a modificare l'acqua, però lasciando la barca come punto focale della clip. Aggiungo le color wheels con un click.
All'interno del Color Wheels vado però a inserire una maschera, quindi cliccherò su questa icona e selezionerò la voce Add Shape Mask o la mia maschera. Sotto all'Inspector avremo due voci che sono importanti, Inside e Outside. Possiamo selezionare una o l'altra. Questo implica che Inside ci farà lavorare all'interno della nostra maschera, mentre Outside all'esterno. Quindi le modifiche che eseguiremo saranno eseguite all'esterno dei nostri contorni. Questo penso che la maggior parte di voi lo sa. Come possiamo vedere, qui abbiamo a disposizione l'icona per il collegamento fra la maschera e il tracking. Quindi a noi in questo caso non interessa. Disattivo il collegamento. In questo modo la maschera non seguirà più il tracking. Ora nelle ruote di colore andrò ad aggiungere magari un po' di violaceo per quanto riguarda le alte luci per conferirgli un aspetto simile a quello del tramonto. Ovviamente tutto fittizio, non esageriamo troppo. E vado a rendere un po' più scura l'acqua. Quindi nelle impostazioni globali mi vado a spostare verso il blu, aggiungerò un po' di saturazione, ok. Ora riproduco la clip, questo è il prima. Piccola anticipazione, il prossimo video dopo questo sarà una recensione di un software, quindi dategli giusto un'occhiata in modo che possano assegnarmi altre nuove recensioni, altrimenti su YouTube c'è poco lavoro. E niente, continuiamo col tutorial. E questo è il dopo. Sono andato a lasciare invariata la barca, ma a cambiare il colore dell'acqua. Ok, sappiamo che in Final Cut è possibile andare a utilizzare i titoli insieme alla funzione tracking per farli rimanere fissi in un certo punto. Andiamo però a vedere come riuscire a fondere il nostro titolo con quella che è la scena con piccoli accorgimenti. Non ci vorrà molto. Innanzitutto apriamo il nostro browser per i titoli e inseriamo un titolo di quelli già presenti in Final Cut, però non un titolo basico, magari qualcosa con un'animazione molto semplice, in questo caso Subtle. Vado a trascinarlo sopra la mia clip e chiudo il browser, in modo da poter lavorare in maniera più pulita e più ingrandita ovviamente. Qui le prime modifiche che vado a effettuare sono senz'altro riguardanti l'aspetto del titolo. Quindi mi sposto sulla T in alto a sinistra e vado a selezionare il colore. Campionerò uno dei colori presenti all'interno della mia schermata, quindi uno degli azzurri per quanto riguarda il colore principale. Poi uno degli azzurri un po' più scuro, comunque differente, per quanto riguarda il colore del bagliore, glow e bagliore. Quindi vado a modificare le proprietà del testo in sé, a partire dal font. Vado a inserire magari qualcosa che possa avere come riferimento una sensazione artistica, quindi questo and writing va più che bene. Vado a cambiare il titolo, quindi scrivo Art by Pina e quindi vado a fare clic con il tasto destro e selezionare la voce distort. Mi porto in questo caso al bordo della tela e comincio a cambiare la prospettiva di questo titolo leggermente. Poi clicco su transform, quindi tasto destro e transform, e vado a ruotarla. Ok, vediamo che più o meno con quelle che sono le forme simmetriche della nostra clip siamo abbastanza allineati, sembrerebbe anche con la prospettiva, e vado a ingrandire leggermente il mio titolo. Ok, ora mi sposto sulla mia clip video, quindi faccio clic sulla clip video e non sul titolo, e aggiungo un tracker attraverso il segno più di fianco alla voce trackers. Quindi vado ad ancorarmi a uno degli elementi che abbiano un pochino di contrasto, in modo che il tracking rimanga il più solido e fermo possibile. Vado a ridimensionare la mia griglia, qua abbiamo pochi elementi che ci aiutano, purtroppo abbiamo questa goccia di vernice oppure questa vite che potrebbe aiutarci di più, anche perché essendo arrotondata riusciamo a modellarci abbastanza bene il nostro tracking. Selezioniamo la clip video, ora con Object Track selezionato andiamo a cliccare due volte e scriviamo tela, così sappiamo a cosa si riferisce, e quindi possiamo dare il via all'analisi. Questa è l'animazione, non è ovviamente ben amalgamata con quella che è la scena, per cui possiamo cliccare sulla clip del titolo, spostarci sulla T in alto a sinistra e andare a cambiare la modalità di build in e build out. Tra le diverse a disposizione possiamo scegliere ad esempio puff. L'animazione ora sarà questa, ok? Non abbiamo ancora collegato il titolo a quello che è il tracking, quindi ora selezioniamo il nostro titolo, facciamo clic su trasforma e selezioniamo questa freccetta, quindi colleghiamo su tela il nostro titolo. Poi facciamo clic su done,
Ora il risultato sarà questo. Non abbiamo terminato perché se noi andiamo a zoomare la nostra immagine, vedremo che è eccessivamente liscio il nostro titolo. Forse 400 è troppo, mettiamo 200. Sembra comunque staccato dal resto. Per andare a migliorare questa problematica, apriamo il menu degli effetti. Selezioniamo Noise, quindi cerchiamo Noise nel menu degli effetti video e selezioniamo Add Noise. Lo trasciniamo sopra il nostro titolo. Ok, ora sembra più amalgamato. Ci spostiamo in alto a destra nell'Inspector, dalle opzioni dell'Add Noise andiamo a selezionare White Noise Uniform, in modo da aggiungere un po' di rumore, possiamo anche diminuirlo magari se è eccessivo, facciamo un po' più ruvido e poi eventualmente cambiare anche il metodo di fusione, scegliamone uno che stia bene con la nostra tela. Ora, come possiamo vedere, abbiamo questo risultato qui. Se vogliamo vedere la differenza è questa. Senza. E con. Ovviamente qua ho esagerato con il rumore, possiamo naturalmente andare a ridurlo perché non dia così tanto fastidio. E anche effettuare un tracking più preciso in modo che non abbia queste micro vibrazioni il nostro titolo. La prossima applicazione del tracking di Final Cut può essere utilizzata attraverso l'inserimento di effetti. Per esempio, prendiamo la censura, ad esempio, l'avevo già fatto vedere in un altro tutorial. Comunque, qua andiamo un po' più nel particolare. Non basterà applicare l'effetto sopra la nostra clip nella timeline, perché il risultato, una volta che andiamo a ridimensionare la nostra censura, sarà questo. Quando il soggetto si muoverà, la censura non seguirà il volto, ma non sarà collegabile con il semplice tracking come abbiamo visto fino adesso. Quindi eliminiamo la censura che abbiamo applicato erroneamente, prendiamola dal menu degli effetti, dopodiché la trasciniamo sopra la nostra clip e Final Cut sarà in grado di riconoscere se si tratti di una faccia o se si tratta di un oggetto. Questo è già un'ottima cosa. Vado a applicarla sulla faccia. Ora premo su Analyze. Lascio che la persona faccia tutto il percorso, che Final Cut e agganci il viso e posso premere finalmente su Done. Riproducendo la clip, vedrò che la censura seguirà il volto del mio soggetto senza staccarsi mai. Questa è l'applicazione più facile per questo tipo di effetto, cioè la censura, quando abbiamo la camera in movimento. Questo è un altro esempio in cui si può utilizzare il tracking. Poi con un po' di olio di gomito si riesce a ottenere un risultato quasi realistico. Ovviamente questo tipo di grafiche sarebbe meglio prepararle prima con programmi di editing di foto, come ad esempio Photoshop, per poterci aggiungere le varie sfumature, i vari colori e poi gestirle con tutti gli effetti che abbiamo qua a disposizione. In ogni caso la procedura è molto semplice. Vediamo come farla da zero in pochissimo tempo. Andiamo a selezionare quella che è la nostra clip del pulmino e aggiungiamo un tracking. Qui posso prendere come riferimento il serbatoio. Una cosa molto importante è che il metodo di analisi, quindi automatico, combinato, machine learning e point cloud, dà dei risultati diversi in base anche al soggetto che dobbiamo tracciare, perché ognuno di questi viene utilizzato in situazioni differenti. Qui, avendo un punto di riferimento che può essere il serbatoio, possiamo utilizzare l'automatico. Quindi rendiamo rotondo il nostro tracciato, andiamo a farlo combaciare col serbatoio e clicchiamo su Analyze. Importiamo il nostro logo della Coca-Cola sulla fiancata del pulmino, quindi lo trasformiamo, facciamo le varie modifiche, qua vi salto tutto il passaggio delle modifiche, posizioniamolo nel punto che desideriamo, qui come qua è indifferente. Quindi facciamo clic su pulmino e a questo punto avremo il nostro effetto. Molto semplice, molto molto semplice. Bene, direi che il video è finito qui, spero che abbiate imparato qualcosa, che abbiate guardato il video quasi fino alla fine. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. A presto!